Oggi andremo a fare insieme la soul bag, guardate che bella, io l'ho presa color noisette, guardate uno spettacolo, una bellissima pelle morbidissima, vi arriverà eh, in dotazione ovviamente con eh, la pelle già attaccata alla scocca in ecoflex, quindi in dotazione vi arriverà anche, allora... Io li ho qua dentro, ve li faccio vedere subito, li apriamo, allora il manico, eccolo qui, il cinghiolo che poi va passato all'interno dei nostri fori e le campanelle da mettere alla fine, corredate di vitine, poi da per bloccare il cinghiolo alle campanelle. Io in più, in più, quindi che non fa parte del kit, cioè tutto questo fa parte del kit. Io in più eh, mi sono fatta mandare anche un fondo e naturalmente durante il tutorial se vorrete anche il fondo vi darò le misure, quindi della vi darò le misure del fondo in modo che se anche voi volete farla con il fondo sapete quale tipo di fondo ordinare. Eh, mi avverrò anche del mio bellissimo porta-rotolo, sempre preso da La Fede e Davide, Intreci Preziosi. E come filato userò. Ora Sapete che io sono un amante. <ride> Del cigno italiano, ecco qua, un bellissimo cigno italiano, e il colore è il wine, quindi il vino, vinaccia, chiamatelo come volete. Ecco qua, eh, questo è l'occorrente ovviamente per il tutorial. E un uncinetto numero 3, quindi direi che possiamo, avendo tutti i materiali, eh, iniziare il nostro tutorial. Ovviamente dovrete procurarvi anche una stoffa per la fodera. Io per ora vi faccio vedere come si costruisce la borsa e poi vedremo insieme anche la fodera. Parto col dirvi le misure del fondo, perché il fondo, voi sapete, non fa parte del kit, lo dovete ordinare a parte. Io ho deciso di farla con un fondo già in pelle e vi dico che è da. 27,5 per anche qua 11,5 quindi sì 27,5 per 11,5 io non so se la fede me l'ha fatto su misura oppure c'è eh, già questo tipo di fondo io le ho chiesto proprio il fondo perché non volevo poi ritrovarmi col dover uh, fare da zero il fondo, ecco. Quindi ora cosa facciamo? Prendiamo noi abbiamo il nostro bel portarotolo, prendiamo il nostro filato e generalmente io parto sempre dal laterale. Quindi entro lateralmente prendo il mio filo e vado a fare il mio primo punto quindi la mia prima mezza perché non la faccio intera ecco qua teniamo la colina un po' lunga così non mi scivola mezza maglia alta perché mezza maglia cioè scusate mezza maglia bassa perché in realtà noi ci siamo solo agganciati non abbiamo fatto una reale maglia bassa vedete solo un aggancio ora rientro Vado a fare la vera e propria maglia bassa in questo modo. Ora aspettate, che piego così mi vedete meglio. Allora vado a farne due in ogni foro: quindi 12. 2 1 così nell'angolo faremo Quarto sarà un po' difficile eccolo qua perché entrarci è un po' ostico però vedete così viene anche bello arrotondato ora faremo la stessa cosa per tutto il lato lungo facendo 4 maglie nell'angolo 2 sul, eh, sul lato corto 4 nell'angolo fino ad arrivare poi all'inizio quindi fino ad arrivare qua, dove vi farò vedere come ci congiungeremo eh, con l'inizio della nostra lavorazione, eccoci qua. Quindi adesso vediamo insieme la chiusura invisibile all'inizio del giro. Come vi avevo detto, noi abbiamo fatto una mezza maglia perché vedete che sopra non ha la catenella, è una maglia bassa. Ora, cosa facciamo? L'ultima maglia lavorata. La alziamo un pelino neanche troppo perché tanto non è necessario. Entriamo dove noi abbiamo la seconda maglia lavorata, quindi quella con la catenella, mettiamo il filo sulla nostra ehm, sul nostro uncinetto, e aspettate, che prendo il filo giusto lo tiro un pochino lo faccio passare in questo modo. Ora, per non perderlo, perché io sono una pasticciona, ci infilo un uncinetto ausiliario. Cosa faccio? Vado dove ho appena creato la nuova catenella, prendo il filo, tolgo l'uncinetto, ausiliario Infilo anche il secondo cappio, quello che avevamo lasciato in sospeso sull'uncinetto e concludo la maglia bassa in questo modo. Ora partiamo direttamente col punto. Allora io ho scelto il punto grana di riso. Il punto grana di riso mangia tantissimo in dimensioni, eh, quindi andrà a togliere quei 4-5 cm. Allora cosa facciamo? Dobbiamo fare degli aumenti. Come facciamo? Allora, io in questo momento ho fatto la prima mezza, diciamo, maglia. Quindi faccio una catenella e vado a lavorare la prossima maglia con una semplice maglia bassa. Lavoro anche la seconda con una semplice maglia bassa. Faccio una catenella. Anzi no, scusate, ho sbagliato, rifa. Allora, sono arrivata qua, eh, faccio la mia catenella e lavoro nella prossima maglia. Quindi in pratica ho fatto un aumento. Ora cosa faccio? Faccio la catenella ma salto questa maglia, vado nella successiva. Faccio una catenella e lavoro la maglia seguente. Quindi praticamente ne saltiamo una sì e una no. Faccio la catenella. E questa eh, la vado a saltare lavoro nella prossima faccio la catenella e questa la lavoro faccio la catenella questa la salto lavoro nella prossima faccio la catenella e questa la lavoro faccio la catenella la prossima la salto e vado in quella successiva quindi vedete faccio l'aumento una maglia sì e una no quindi vado avanti così per tutto il giro quindi questa l'ho lavorata l'altra l'ho saltata quindi faccio la catenella questa l'ho lavorata questa la salto vado nella prossima faccio la catenella questa la lavoro Catenella, questa la salto, lavoro la prossima. Catenella, questa la lavoro. Catenella, questa la salto, vado nella prossima. Catenella, questa la lavoro. Quindi ne saltiamo una sì e una no. Perché? Perché stiamo facendo degli aumenti per sopperire a quello che poi ruberà il punto. Quindi a seconda della vostra mano, se vedete che ondula troppo, eh, potete anche lavorare ogni due maglie, quindi saltarne soltanto una e lavorarne due. Dipende un po' dal vostro filato e dalla vostra mano. Io adesso questa l'ho lavorata, questa l'ho lavorata, qua faccio la catenella e questa la salto. Quindi procedo così. Eh, se vi fermate sappiate che ovviamente se ne avete lavorate due di fila, ovviamente una è da saltare. Quindi adesso io qui l'ho saltata, faccio la catenella, la prossima la lavoro. Qui faccio la catenella, salto la maglia e lavoro in quella successiva. Quindi andiamo a calibrare gli aumenti in modo da non averne troppi ma non averne neanche troppo pochi perché ripeto il punto grana di riso ehm, vi eh, restringe tantissimo il lavoro e se vogliamo far stare la nostra scocca all'interno della nostra lavorazione è necessario in questa fase eh, apportare degli aumenti sufficienti per eh, far sì che Appunto, sia della dimensione giusta la lavorazione, ripeto a seconda della mano, a seconda del filato. Eh, vi regolerete su quante saltarne e quante lavorarne. Ricordate comunque che il punto prevede una maglia e una catenella, quindi quello è a prescindere. Dipende solo da quante ne volete saltare per stare nelle misure. Lì dipende dalla vostra mano. Io, per esempio, lavoro stretta e così mi va bene. Se voi lavorate più larghe, magari dovete saltarne due invece di una, quindi eh, lavorarne una, saltarne due e lavorare nell'altra, quindi fare questa cosa ogni due maglie invece che ogni eh, una sì una so, e una no diciamo ecco, spero di essermi spiegata perché eh, è un po' è facile da fare e complicato da spiegare però eh, vi assicuro che ve lo faccio vedere ancora un pezzettino e non dovreste avere problemi quindi io ho fatto la catenella vedete che qui l'ho saltata la maglia, quindi la prossima la lavoro e quindi entro e la lavoro se voi, per esempio, aveste la mano più larga, ne lavorate tre ne saltate una. Io in questo caso faccio una sì, una no. Oppure ne lavorate due, ne saltate una, vi regolate voi: in abba, in mm, scusatemi, a seconda della vostra mano. Ecco, dovete fare un po' una prova. Vi accorgete se va bene lavorato così verso il quarto, quinto giro perché è lì che inizia a salire la lavorazione e quindi è lì che si inizia a vedere se ondula troppo oppure no. In ogni caso potete appoggiare la scocca all'interno della lavorazione per vedere se rimane se la veste a guanto, diciamo, oppure se stringe troppo o è troppo larga. Mm, diciamo che questo tipo di lavorazione va un po' provato, però, alla fine l'effetto sarà bellissimo. Quindi io proseguo, eh, vi farò vedere come mi aggancio eh, qui di nuovo col punto invisibile, intanto proseguo eh, in, questa, ehm, in questa direzione, quindi facendo il perimetro. Sono arrivata alle ultime maglie, quindi questa l'ho lavorata, faccio la catenella, lavoro anche la seguente perché fa parte delle mie eh, lavorate. Faccio la catenella, alzo e dentro qui sotto, vedete dove avevo fatto la catenella prima, prendo la mia maglia, prendo la mia, il mio occhiello, diciamo, me lo porto fuori, lo tengo oppure lo prendo con l'uncinetto, ma in questo caso devo entrare in un foro, quindi mi è molto facile tenerlo. Tiro fuori il filo, carico e chiudo e ho fatto praticamente la maglia all'interno del foro. Questa è la maglia lavorata, quindi ora faccio la catenella ed entro nel prossimo foro. Ora andiamo a lavorarle tutte le maglie, quindi faremo la catenella entriamo nel foro successivo. Catenella, saltiamo la maglia entriamo nel foro successivo. Quindi adesso le dobbiamo lavorare tutte quindi catenella saltiamo una maglia entriamo nel foro successivo catenella saltiamo la maglia entriamo nel foro successivo quindi da adesso si fa il punto vero e proprio quindi senza saltare più prima stavamo eh, solamente calibrando quelli che erano gli aumenti da adesso invece facciamo il punto vero e proprio quindi in ogni foro sottostante vedete che sta salendo bene in ogni foro sottostante dobbiamo farci la maglia e sopra ogni maglia dobbiamo farci la catenella quindi vedete che stiamo lavorando perfettamente vedete che inizia a curvare quindi se inizia a curvare ma non tantissimo perché vedete che ancora rimane un po' dritto dal prossimo giro inizierà proprio a curvare bene quindi abbiamo fatto la catenella, entriamo nel prossimo foro e così via per eh, tutta la lavorazione, quindi ora sarà tutto uguale. Ora io vado avanti un pezzettino, dopodiché vi faccio vedere di nuovo eh, chiusura e avvio del giro per un'altra un volta, così se non vi è chiara ve la faccio rivedere, ma eh, sono sicurissima che sarà chiara. Ehm, proseguo e ovviamente ci troviamo più avanti eccoci arrivati alla fine del giro quindi io ho lavorato nell'ultimo spazio in questo spazio non vado a lavorare perché vedete che è già occupato dalla mezza maglia quindi ho fatto la catenella alzo entro nella prima maglia intera quindi quella che ha creato la catenella sopra in questo modo ci infilo l'occhiello e lo tiro dietro. Ecco qua, sembrava non fosse, ecco, arrivato, ma c'è. Lo tengo o infilo l'uncinetto entro sotto all'occhiello appena fatto. Ecco qua, e carico tutte e due le gli occhielli e chiudo a maglia bassa. Ora faccio la catenella perché devo saltare la maglia lavorata successiva ed entro nel foro che segue e quindi proseguo così di nuovo per tutta la mia lavorazione, quindi vedete che dovete sempre iniziare e finire nello stesso modo e la lavorazione è sempre la medesima quindi catenella sopra la maglia sottostante. Maglia bassa nell'archetto creato dalla catenella sottostante. Quindi la lavorazione rimarrà questa per tutto il nostro corpo borsa. Quindi non dovrete più eh, contare nulla, eh, non dovrete fare altro che lavorare nei fori quindi in questo modo. Aspettate, ho lavorato qui. Questa è la maglia. Questo è il foro. Nei primi giri forse vi risulterà un po' difficile vederli perché abbiamo ehm, lavorato in alcune eh, maglie ne abbiamo lavorate due, in altre ne abbiamo lavorata una, quindi eh, rimangono magari alcune più strette, però via via durante la lavorazione si vedranno sempre meglio quali sono i fori giusti nei quali entrare, eh, non vi preoccupate che non si può sbagliare assolutamente, quindi vedete io ci vado colpo sicuro. Perché so esattamente quali sono i fori e sarà così anche per voi, una volta arrivati all'altezza desiderata, vedete che bella la lavorazione. Io, eh, siccome poi ho continuato in circolare, quindi senza apertura e chiusura a giro, devo andare a pianare l'ultimo giro. Quindi, cosa farò? Andrò a lavorare ovviamente soltanto nelle ehm, Soltanto nei fori e facendo sempre la catenella la maglia bassissima, quindi farò maglia bassissima, catenella, maglia bassissima, catenella per fare in modo che non si stringa la borsa. Maglia bassissima, catenella, maglia bassissima quindi andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare qua quando chiuderemo con la chiusura invisibile arrivati a fine giro sfiliamo l'uncinetto lo infiliamo in un ago tira fettuccia prendiamo l'ultima allora vedete ne saltiamo una andiamo nella successiva e poi entriamo proprio in questa che abbiamo saltato al centro in questo modo noi siamo andati ad appianare lo scalino che si era creato con la lavorazione in circolare perché avevo iniziato con una lavorazione avevo iniziato con una lavorazione con aperture e chiusure a giro ma mi sono accorta andando che avendo io una mano molto larga si eh, vedeva ehm, si vedeva tanto la chiusura e apertura giro poi dipende da voi se avete una mano più stretta e non si vede non importa io ehm, ho preferito fare così perché eh, si vedeva veramente molto quindi ho deciso di insomma fare in modo che non si vedesse bene faccio un nodino all'interno okay. l'ho fatto non l'ho fatto ecco qui un nodino piccolo piccolo poi dopo andrò a bruciare il filo. Tagliamo. Ecco qui. E il nostro corpo borsa, vedete, è finito. Quindi ora eh, provatelo più volte per vedere se è della larghezza giusta. Perché se lo fate come me, col fondo, ehm, dovete provarlo più volte per vedere se è della larghezza e della altezza giusta. Ora, eh, prima di attaccare... Uh, il corpo borsa all'uncinetto alla scocca in eco flex dobbiamo foderare quindi ora farò uh, una striscia di tessuto lunga 61 e larga 39 perché ho calcolato che tutto il giro della borsa in altezza per 2 più 2 centimetri fa 61 e la larghezza uh, 39 lasciando sempre, calcolando sempre ovviamente quel 1-2 cm di, ehm, per la cucitura. Una volta fatta la mia fodera vado a ribaltare la borsa e infilo la fodera dal dritto in questo modo. Così vedo già, bene, già se va bene oppure devo ritoccare qualche cucitura perché può essere che a volte insomma, vada ritoccata qualche cucitura allora ci entro bene apro bene le eco flex e infilo bene negli angoli in questo modo avanzeranno appunto gli angoli e io così mi prendo la mia misura vedete che qua avanzano degli angolini io con la penna vado a segnare gli angoli dopodiché faccio due cuciture in questo senso proprio perché così dopo ho la profondità della borsa e in questo modo facendo questa cucitura abbiamo dato la profondità alla nostra fodera quindi cosa facciamo ora? la rinfiliamo sulla nostra scotta rovesciata in questo modo ecco qui la rinfiliamo dal dritto perché noi abbiamo la scocca sul rovescio la andiamo a sistemare se avete preso bene le misure dovrebbe essere proprio bella giusta Ora, da dentro vado a sistemare bene la scocca negli angoli in questo modo mi raccomando la scocca bene negli angoli raddrizzate bene la fodera Modo, ecco qua quando è bella dritta. Possiamo iniziare a cucire. Ora, sempre dal rovescio, con l'ago e il filo di nylon, non facciamo altro che attaccarci. Vedete proprio in questo modo: a filo della scocca ci attacchiamo e facciamo dentro fuori. Dalla aspettate, che il primo punto lo vado a prendere Ecco in questo modo, così vedo bene. Allora, il primo punto lo infilo da dietro, in un punto qualsiasi, l'importante è bloccare il filo. Ecco qui. Ora che cosa faccio? Mi Ecco, metto sotto la pelle il pezzettino in questo modo ora cosa faccio vado proprio dentro fuori sulla cucitura della macchina da cucire quindi proprio in questo modo potete farlo o entrando e uscendo o infilando e sfilando l'ago in questo modo quindi facciamo così entriamo ed usciamo oppure in questo modo quindi entriamo e da dentro Usciamo in questo modo, cuciamo sulla cucitura della macchina da cucire in modo che non si veda assolutamente nulla. Vedete? Cucendo, torniamo indietro un pezzettino, rinfiliamo, mezzo centimetro circa, e cuciamo in questo modo. E facciamo questo per tutta la nostra borsa. Quindi entriamo usciamo e quindi cuciamo la scocca in Flex alla nostra fodera una volta infilata la scocca nella, nel corpo borsa lavorato all'uncinetto non dobbiamo fare altro che entrare ed uscire prendendo sia i forellini che vedete sulla scocca io faccio in questo modo partendo da fuori perché così ho il filo a vista e posso bloccarlo bene, quindi entro ed esco da questi fori per cucire la nostra uh, scocca. Quindi entro ed esco dallo stesso foro, una volta da dall'interno verso l'esterno e una volta viceversa. Ho tenuto il filo troppo lungo e mi si è aggrovigliato. Eh, Eccolo qua. Quindi ecco qui. Vedete, in questo modo non si vede perché eh, rimane inglobato nella lavorazione. Quindi prendo il foro dopo in questo modo, ho tenuto veramente il filo molto molto lungo e ci entro facendo in modo che ecco, non si veda il nostro punto. Vedete proprio in questo modo vado avanti a cucire così ovviamente per tutto il nostro giro, ecco qui la nostra soul bag finita. Io ho avvitato i puntali, come potete vedere, sono ben avvitati. Ho infilato il lacciolo, manca solo da eh, mettere il manico e eh, è finita. Ecco, diciamo che è una borsa che richiede un po' di impegno ma assolutamente alla portata di tutti. Vi invito ad andare a vedere il sito eh, Davide e Fede eh, Intrecci Preziosi, dove io ho acquistato tutti i materiali, e eh, a venire a trovarmi nel gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Con questo vi do appuntamento al prossimo tutorial. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao ciao da Luci.